Gianluca Falcomer, sindaco di Cindoco Maggiore, ma anche presidente della conferenza dei sindaci del Veneto orientale della legge 16. Ecco, voi avete ricevuto come conferenza dei sindaci una lettera dal dottor Pedrina, che è presidente della Confcommercio Bibione Caorle Portogruaro, in cui si chiedeva che i comuni aiutassero fondamentalmente le aziende di commercio di questo territorio. Ecco, però la lettera era un po' più articolata. Ecco, lei ci può spiegare cosa vi ha chiesto e qual è stata la vostra risposta? Quello che ci viene chiesto dal dottor Pedrina sostanzialmente è quello di confermare, portare avanti quella serie di iniziative e pensarne altre per favorire almeno la pressione fiscale che sta colpendo le attività commerciali e non solo commerciali sottoposte alla gestione, all'amministrazione della Confcommercio. Innanzitutto sono situazioni un po' particolari perché come conferenza sindaci abbiamo un compito di coordinamento più che di decisione di esattamente cosa debbano fare alcuni comuni, e forse anche meglio così, perché l'importante è condividere l'obiettivo del dottor Pedrina. Il momento in cui abbiamo stabilito, e questa cosa è diffusa tra i comuni, il fatto di mantenere e pensare nuove iniziative per permettere di resistere ed esistere alle aziende del nostro territorio, è opportuno che questo, diciamo, obiettivo venga declinato comune per comune. Per una esigenza abbastanza semplice, abbiamo delle realtà rurali dove le attività di commercio hanno una specifica caratteristica e vanno aiutate esattamente per quel tipo di situazioni in cui si pongono in essere, e poi abbiamo la costa che ha esigenze, una costa che è molto turistica e ricettiva, ha un impatto, ha bisogno di un determinato aiuto legato, cucito su misura. Quindi quello che possiamo fare, che condividiamo, è quello di aiutarci fin tanto che si arriverà a una soluzione del problema. Questo è un periodo però che non dobbiamo buttare via, nel senso non dobbiamo concentrarci solo sull'esistere nell'immediato, ma credo che sia il momento opportuno, proprio perché la preoccupazione e l'ansia è diffusa, per occuparci del futuro. Stiamo redigendo, abbiamo dato l'incarico per il documento d'area, sostanzialmente l'abbiamo chiamato aggiornamento, che poi tanto aggiornamento non si tratta. Il documento è un documento fondamentale perché serve per utilizzare dei fondi. I fondi sono quelli della Next Generation, che viene chiamato Recovery Fund. È fondamentale per per il nostro territorio avere pochi progetti, veramente 3-4, non di più. Questi progetti devono avere una consistenza importante, devono essere quindi consistenti, devono essere concreti, quindi bisogna arrivare a degli studi di fattibilità tecnico-economica e quindi poi possibilmente sviluppare in progetti definitivi esecutivi e quindi cantierabili, e poi devono essere condivisi. La conferenza è il luogo ideale perché questi progetti vengano condivisi, quindi vanno sentite le categorie, vanno sentiti i vari stakeholders, va partecipato l'evento di raccolta di queste progettualità, vanno selezionate e poi vanno approvate dalla conferenza in modo condiviso, e da lì vanno portate in regione, perché comunque si parla per la nostra regione di un primo contributo che si aggira intorno ai 7 miliardi di euro. Per noi significa manna dal cielo. Dobbiamo stare molto attenti a non dividerli in piccoli rivoli. Piccoli rivoli significa che se va bene verranno realizzati dei piccoli rivoli, ma se credo come andrà, piccoli progetti non saranno finanziati, non ci sarà spazio per nessuno e neanche per il nostro territorio. Quindi veramente pochi progetti, e ci stiamo lavorando. Viabilità, mobilità sostenibile e poi l'agenda digitale. L'altro tema è il PSC, che è quel piano che si occupa di efficientamento energetico e di politiche contro il cambiamento climatico. Sono azioni, e un PSC è l'unico PSC d'area, riguarda 220.000 abitanti ed è il PSC più grande d'Europa realizzato finora. È anche un bel biglietto da visita. Le azioni sono declinate, e per il nostro territorio c'è un'azione in particolare che deve essere tenuta presente, è quella del rischio idrogeologico. Lì si parla di come si può
può affrontare questo tema, e se lì è inserito i fondi possiamo trovarli in più settori, ma anche lì non piccoli rivoli, progetti d'area vasta e consistenti. Per capirsi, non si può scendere sotto i 10 milioni di euro, devono essere pochi progetti superiori a questa cifra.